Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video mattutino Polo is on fire, che voi in realtà vedete alle 12, io registro mentre vado al lavoro. Allora, è arrivato anche il mio commento sulla partita di ieri sera. Mi dispiace un sacco di non essere riuscito a passare in live con Dani come avevo promesso, ma purtroppo tra l'orario della partita, che è stato un po' quello che è stato. Poi ho avuto, diciamo, una roba casalinga che è andata per le lunghe e infatti ho dovuto, cioè siccome ho visto solo parte del secondo tempo, mi sono poi rivisto tutta la prima parte che non avevo visto, avevo visto solo gli highlights. Poi per fare il commento post partita ho detto me la riguardo, anche se vabbè, ovviamente riguardare la partita sapendo già come va a finire è una roba per esteti che amano il calcio fluido di Pioli, quindi io l'ho fatto pur di riuscire poi a fare almeno un commento. Prima di iniziare ragazzi, ovviamente vi chiedo sempre un like di sostegno a questo video e se non l'avete fatto ancora un'iscrizione, mi raccomando, che stiamo andando verso i 30.000 iscritti, insomma speriamo di continuare così. Oltretutto domani alle 13 esce il nuovo episodio della serie della mia squadra e attenzione perché Steve al piedino caldo, vi dico solo questo, quindi è un episodio sicuramente imperdibile e niente, quindi tra l'altro gli abbonati al canale lo vedranno in anteprima, quindi diciamo che approfittatene. Detto questo, ho anche sbagliato, perché in realtà oggi devo andare da un'altra parte e ho sbagliato strada. Bene, dai. Detto questo, ragazzi, allora parliamo di Slavia Praga Milan. Giustamente. Partita più strana da analizzare non esiste, nel senso che ultimamente, insomma, non è mai facile analizzare le partite del Milan, perché succede sempre qualcosa che poi rende difficoltoso fare un commento. Diciamo che partiamo subito dal discorso dell'approccio che non è stato granché ieri sera. C'è da dire che secondo me comunque era da mettere in preventivo che gli avversari andassero fatti un po' sfogare. Era inutile partire a mille anche noi, avevamo il doppio gol di vantaggio, è giusto un minimo, anche se non ne siamo assolutamente capaci, provare a gestire. Provare a farli sfogare un po' e poi andare a colpire. Di base alla fine è quello che abbiamo fatto. Ovviamente la partita è viziata da quell'espulsione arrivata nei primi minuti, un po' come nella gara d'andata, che ha un po', non dico falsato questo scontro eliminazione di Europa League, però sicuramente è ovvio che tutti i nostri commenti non possono prescindere dal fatto che su due sfide entrambe sono state giocate da parte loro con appunto l'uomo in meno. Detto questo, l'approccio iniziale non era stato granché, perché è vero farli sfogare, ma eravamo un po' schiacciatini lì dietro, abbiamo sbagliato molto tecnicamente in uscita e abbiamo subito concesso delle situazioni velenose. C'è da dire che poi loro, secondo me, hanno dimostrato un po' tutta la loro inesperienza, che già io avevo percepito anche nella gara d'andata, che vi dicevo ragazzi, questi sono davvero poca roba, ma nel senso che loro, per amor del cielo, in realtà sono anche una squadra più o meno organizzata, che non eccelle forse tecnicamente, ma che comunque ieri è entrata in campo come all'andata con l'idea di dare tutto pur di riuscire a fare l'impresa. Il problema è che questa loro energia incredibile, secondo me, l'hanno messa nella maniera sbagliata, nel senso che poi quando sei, appunto, quando pecchi un po' di inesperienza a questi livelli, la butti sul piano dell'esuberanza finché quell'esuberanza è troppa e ti fai espellere due giocatori tra andata e ritorno, senza contare il fallo su Maignan. Cioè, ok, voler recuperare la partita, però lì poi c'è l'esperienza del giocatore che sa quando mettere il piede, quando entrare, quando togliersi, quando rinunciare ad andare su quella palla. Invece loro avevano questa esuberanza incredibile, dettata anche dal grande clima che c'era allo stadio, e in breve ci hanno infortunato Maignan, spero nulla di grave. Io ancora non ho, mentre sto registrando questo video, non ho letto aggiornamenti, e poi hanno come si dice, beccato anche il secondo cartellino rosso. Riguardo quel cartellino rosso c'è molta, come dire,
non tutti la pensano uguale. Io vi dico come la penso io. Ovvio che se fossi stato un tifoso dello Slavia Praga mi sarei arrabbiato molto, perché insomma non riuscire a vedere uno scontro perlomeno alla pari, in parità numerica tra andata e ritorno, è ovvio che è un po' frustrante, perché già insomma partivano da sfavoriti. E in più questo rosso qui, allora secondo me tecnicamente il colpo in sé è da rosso, è abbastanza ineccepibile, è un colpo molto pericoloso dove Calabria rischiava di farsi molto molto male, e quindi c'è poco da dire. Cioè se vai a vedere la dinamica tecnicamente, quello è cartellino rosso. Poi subentra secondo me tutto quel lato soggettivo di gestione della gara da parte dell'arbitro, che purtroppo col VAR spesso e volentieri sta venendo sempre meno, perché dico purtroppo, perché poi a volte, cioè questa volta è andata bene a noi, ma a volte è andata anche male proprio per lo stesso problema, nel senso che lì si vede benissimo che è più Calabria ad andare a tentare di anticipare l'avversario su una palla che aveva già ormai perso, l'avversario semplicemente era in caduta, non ha potuto evitare di andarlo a colpire, e forse un rosso per una roba del genere è davvero troppo penalizzante. Cioè lì deve subentrare secondo me sempre un po' anche l'interpretazione degli episodi, che è il valore aggiunto che un arbitro può dare a una partita. Ma lo dico, ripeto, contro il mio interesse, perché poi io sono contento che è andata via senza patemi la partita di ieri, però lo dico anche in generale perché, ripeto, poi di situazioni magari simili ne sono capitate e ne capiteranno anche a noi. Purtroppo è un po' sempre lo stesso problema: se tu quella roba lì la vai a rivedere a video, cioè come fai a non dare il cartellino rosso? È l'intervento pericoloso per eccellenza, cioè tu con la parte sotto del piede vai a schiacciare, cioè è normale. È normale, se lo riguardi con la dinamica capisci perfettamente che l'avversario tutto voleva tranne che andare a colpire Calabria. È stata davvero una cosa fortuita, per cui loro, anche forse per questo eccesso di esuberanza, si sono ritrovati anche con l'uomo in meno, anche se ripeto in questo caso devo dire molto sfortunato secondo me il giocatore dello Slavia, perché ripeto non c'era la benché minima intenzionalità, c'è stato un Calabria diciamo forse anche più furbo, che comunque ha provato a rimediare a un errore nel controllo e a provare in tutti i modi a recuperare una palla persa. Detto questo, ovviamente quell'episodio condiziona inevitabilmente anche quello che è il nostro giudizio, no? Nel senso che io speravo di poter giudicare la maturità del Milan in vista anche di sfide più importanti, perché fin qui ci siamo riscaldati, ma la vera Europa League inizia da questo turno qua, dai quarti, perché obiettivamente diciamo che per ora le sfide sono state poca roba. Non pensate che io mi illuda, perché se, poi ovvio vedo già che, cioè nel senso, sono subito picchi di grande entusiasmo. Io sono contento per ieri, metto le mani avanti, non capisco neanche chi è troppo critico sinceramente, perché dico alla fine il nostro obiettivo era quello, un po' come con l'Empoli, no? Ok, se devo giudicare a livello estetico la prestazione, mi stavo addormentando. Se devo giudicare il fatto che dovevamo fare quello che dovevamo fare, dovevamo fare i tre punti senza sforzarci troppo, senza disperdere energie, l'abbiamo fatto. E stessa cosa è stata ieri sera, dovevamo gestire un doppio vantaggio con tutto sommato intelligenza, senza rischiare troppo, alla fine l'abbiamo fatto. Poi è vero, c'è l'espulsione, tutto quello che vuoi, non sapremo mai come sarebbe andata 11 contro 11, perché comunque continuo a pensare che ovvio loro erano carichi e avrebbero, però a una certa probabilmente, se non riuscivano a trovare il gol subito, poi si sarebbero un minimo scaricati e al primo varco dietro noi probabilmente li avremmo comunque puniti, perché la qualità del nostro attacco ovviamente non è neanche paragonabile. Cioè obiettivamente siamo superiori secondo me di netto sia a Rennes che a Slavia Praga, e quindi cioè loro hanno messo il cuore, noi ovviamente per ora abbiamo potuto gestirci. Dal prossimo turno il gestirci non basterà più, quindi sicuramente è lì che ci aspettiamo di vedere dei segnali, di vedere qualcosa di diverso dal nostro Milan, e a quel punto lì davvero verrà fuori chi siamo. Io voglio crederci all'arrivare fino in fondo a questa competizione, perché ripeto, adesso sempre complice anche il sorteggio, tu puoi davvero arrivare alla fine se ti va bene il sorteggio, se ti va bene una serie di cose, e quindi poi te la puoi giocare. Soprattutto abbiamo visto che insomma in mille casi che la partita secca può anche annullare le grosse differenze che magari ci sono in altre situazioni. Vedi l'Inter l'anno scorso, che sulla carta prima di giocare la partita col City anche gli interisti stessi non pensavano di poter giocarsela allo stesso livello. Poi la partita secca, soprattutto in finale quando hai tanta paura di sbagliare, spesso può tirar fuori dei valori in più nella squadra sfavorita piuttosto che. Quindi
poi ripeto, non è neanche detto che il Liverpool strafavorito non faccia un passo falso. Avete visto anche il Leverkusen, il grande Leverkusen di quest'anno, che comunque ha fatto molta fatica in questo turno, no? Quindi cioè, non è, nulla è scontato, nulla è scontato. Quindi secondo me alla fine ci puoi arrivare, però adesso si inizia a fare sul serio, cioè adesso davvero dalla prossima partita le valutazioni che faremo sul nostro Milan iniziano ad avere un senso, perché fin qui, ripeto, siamo arrivati lì perché dovevamo arrivare lì e ci mancherebbe altro, cioè nel senso che non posso neanche pensare a un Milan che non vince contro la squadra di ieri sera, con tutto il bene. Poi diciamo, i nostri limiti, le nostre pecche ce li portiamo sempre dietro, per dire, abbiamo subito un altro gol. È anche vero, ragazzi, che, ma ripeto, lo dico da primo critico del Milan, che spesso e volentieri questa stagione ha fatto critiche, però è anche vero che il gol che abbiamo subito ieri è anche una gran giocata di quel, come si chiama, Jurasic, dico come cazzo si chiama, ha fatto una gran giocata, obiettivamente un fazzoletto se la sposta, la mette a giro. Ovvio, con un po' più di concentrazione e di attenzione non gli lasci neanche lo spazio di poterla fare quella giocata lì, e secondo me è lì che dobbiamo lavorare. È vero che poi molti giustamente anche dicono, eravamo 3-0 già al primo tempo, diciamo che entrambe le squadre non vedevano l'ora di chiuderla lì e andare a fare la doccia, no? E quindi il secondo tempo è stata più una formalità che altro, e all'85esimo ci sta che magari vai con meno veemenza su una chiusura e quello si inventa la giocata e ti fa gol, va bene. Però secondo me non sottovalutiamole queste cose, perché è lì che si vede il grado poi anche di superficialità di una squadra. Per noi che arriviamo da una stagione dove abbiamo subito gol in ogni dove, in ogni come e in qualsiasi modo, anche la sfida di dire ok, è una partita ormai archiviata, ormai il turno è passato, ma rimango sul pezzo e non mollo un centimetro fino alla fine, deve essere un esercizio, deve essere didattica, che il Milan dovrebbe fare, perché il Milan deve imparare a soffrire e a mantenere la concentrazione anche in momenti dove la concentrazione cala per cause naturali, vedi ieri il fatto che ormai la partita fosse archiviata. È un esercizio, anche Pioli deve insistere secondo me su questa cosa con i giocatori, perché la nostra, una delle nostre pecche principali in questa stagione è stata proprio la concentrazione, proprio il fatto di non riuscire a rimanere dentro la partita per tutti i 90 minuti. E quindi è lì che dobbiamo lavorare, è sul 3-0 che tu devi lavorare per non subire quel gol. Poi ripeto, non sto a strapparmi i capelli, ha fatto un bel gol quello lì, meno male, ripeto, per noi l'importante era passare. Abbiamo fatto quel che dovevamo fare, punto. Tra l'altro, secondo me, nel primo tempo, dopo, cioè quando siamo venuti un po' fuori, che abbiamo iniziato a creare delle palle gol, qualcuna cestinata da Leao e da qualcun altro, poi devo dire che comunque insomma è venuta fuori la nostra qualità, delle belle triangolazioni anche sul gol di Loftus-Cheek, è bella quell'azione lì, insomma abbiamo fatto delle belle cose, anche il gol di Pulisic è una bella azione, quello di Leao è più una giocata sua che se la tira fuori dal cilindro, tirasse sempre così Leao. Dicono che, non so, l'hanno detto in cronaca, che si stia allenando molto su questo tiro a giro e che stia migliorando, ma speriamo, quello per dire quello che deve fare anche Leao, no? Migliorare i suoi punti deboli. Lui è un giocatore che ha tante qualità, ma sul tiro pecca un po', e un giocatore che vuol fare la differenza ed essere top player a tutti i livelli deve poter essere decisivo anche se gli capita un pallone solo. Non devi avere sempre 5-6 possibilità per poter tirare la zampata vincente. Detto questo, sono tutte cose su cui dobbiamo esigere miglioramenti, ma io non mi sento assolutamente di essere negativo dopo la sfida di ieri. Ultimamente, vabbè, lo vedo un po' il trend in generale, essere negativi a prescindere, però insomma ricordiamoci sempre che c'è l'obiettivo, ci sono delle energie anche da preservare. L'obiettivo ieri è stato portato a termine in neanche 40 minuti e quindi voglio dire, è giusto così. Poi se vogliamo essere pignoli, sicuramente c'è da lavorare su queste cose da limare, e cioè poi ce ne sarebbero di cose da fare, non scambiate queste parole per sazietà, per assolutamente, però diciamo che è anche difficile giudicare una partita così impari, no? Quindi hai portato a casa quello che dovevi portare a casa con i nostri problemi reiterati, ma comunque tutto sommato è andata bene.
saremo semmai più critici quando arriveremo adesso a misurarci con squadre più impegnative, dove davvero verrà fuori il valore reale di questa squadra, che sappiamo anche sapersi esaltare magari quando incontra una squadra molto più forte, vedi col Paris Saint Germain proprio quest'anno. Quindi l'augurio è anche che poi riusciremo a fare quel salto di qualità lì quando la sfida diventa anche un po' più stimolante. Però ripeto, per fare quel salto di qualità lì la concentrazione la devi allenare, come il tiro, come tutte le altre caratteristiche. E quindi ripeto, per me è molto importante che anche in una situazione scialba come quella del secondo tempo di ieri sera, comunque tu quel gol provi a non subirlo. Invece a volte ci vedo sempre un po' passivi, un po' quasi già con la testa sotto la doccia. Ecco, quella roba lì secondo me sicuramente la dobbiamo per forza di cose migliorare, perché poi quando vai a giocare contro la squadra più forte e lì basta mezzo errore per poi compromettere una partita. Quindi se tu alleni la concentrazione ti alleni poi ad essere più forte anche quando conta, perché ieri sera subire quel gol non cambiava assolutamente nulla. Magari la prossima volta si gioca sul filo dell'1-0 e cambia come. Quindi questo è l'unico appunto che faccio, ripeto, per il resto abbiamo fatto il nostro, non c'è molto altro da aggiungere. Adesso si va avanti col campionato che stiamo tutto sommato onorando, senza brillare ma stiamo onorando, e sono stracurioso di vedere quale sarà il prossimo avversario. Tra l'altro fatemi sapere chi vi piacerebbe a voi. Io un po' c'ho in mente un po' l'Atalanta, che quest'anno c'è stata ostica, ci ha sbattuto fuori anche dalla Coppa Italia. Quanto sarebbe bello fare noi adesso lo scherzetto a loro. Tra l'altro, così ve la butto lì, non so se ci farò un video, può essere. Domenica vado a vedere l'Atalanta, così mi hanno invitato a vedere l'Atalanta con la Fiorentina e non sono mai stato al loro stadio, e quindi vado così a studiare gli avversari. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Vi aspetto nei commenti per sapere chi vi piacerebbe affrontare o chi secondo voi potrebbe essere un sorteggio un po' più favorevole. Io adesso di squadre Materasso non ne vedo tra quelle rimaste, anche perché giustamente siamo ai quarti, però magari ce n'è una che secondo voi è un po' più debole delle altre. Ci vediamo nei commenti, ciao a tutti ragazzi.